Ehi la ciurma, io sono Mazzatest e benvenuti in questa video recensione di Coffee Talk. Devo ringraziare Toge Productions, che sono sviluppatori e distributori del gioco e che me ne hanno fornito una chiave in occasione della Ludonarracon, o del Ludonarracon, per mostrarvelo e per parlarvi delle mie impressioni su di esso. Allora, intanto, come tutti i giochi che vi porterò per la Ludonarracon, è un gioco fortemente incentrato sulla parte narrativa, quindi anche come gameplay non è niente di particolarmente esaltante, in quanto oltre a delle parti di parlato che si svolgono quasi come se fosse una visual novel con poca interazione e pochissime opzioni da parte nostra, ci sarà solo da creare delle bevande, mescolandole tramite la macchina del caffè e aggiungendo degli ingredienti, ma che non richiede particolarmente nulla di complicato e che sarà solo una cosa importante per delineare se si ottiene il primo finale o se si riesce a ottenere il secondo finale, quello speciale e facoltativo. L'ambientazione di questo gioco è un'ambientazione fantasy, ma ambientata nel mondo attuale nel 2020. Si ipotizza un mondo in cui tutte le razze fantasy coabitano insieme in un modo più o meno pacifico, con razzismi e problemi vari, ma possiamo incontrare dei lupi mannari, dei vampiri, degli esseri umani, delle sorte di mermaids, sirene, che però hanno delle protuberanze polipesche, tipo, delle succubi e via dicendo, degli orchi, eccetera, eccetera, però ambientato in una situazione americana attuale, contemporanea, quindi autunno 2020 sono le date che vengono mostrate. Il pretesto di essere un barista e servire appunto da bere a questi avventori è molto buono e colpisce nel segno per mostrarci un po' uno spaccato di vita quotidiana di parecchie persone. Abbiamo vari archi narrativi che coinvolgono più persone, di cui quello principale segue la cliente abituale, diciamo, Freya, che è una scrittrice che inizia a scrivere una storia, scrive per un giornale, vuole scrivere un racconto suo. E viene spesso appunto là per bere un caffè e scrivere. Ma oltre a questo si incontreranno tante altre persone, appunto come dicevo prima, un lupo mannaro e un vampiro, l'amicizia tra un orco e una sirena, quello che dicevo prima, un rapporto molto intenso tra padre e figlia, in cui c'è stato anche un lutto di mezzo, per cui tutte le gestioni complesse, un poliziotto che viene a fare la pausa dal suo turno all'interno e arriviamo fino a un extraterrestre che si chiama Neil. Quindi appunto abbiamo molti archi narrativi che si intrecciano, non direi in un modo alla Ludovico Ariosto, però comunque abbiamo parecchi intercavallamenti tra di essi e devo dire davvero è stato molto ben studiato dal punto di vista del game design per accavallare gli incontri delle persone rendendolo una situazione verosimile e appunto con un alternarsi regolare e giustificabile da situazioni realistiche, ma allo stesso modo far progredire le varie storie, i vari archi narrativi come se fossimo appunto quello che siamo realmente, un gioco, quindi una storia, una narrazione, non qualcosa di vero. Il bello, che appunto sono questi archi narrativi in un'ambientazione fantasy, è che ci permette di vedere spaccati anche della nostra vita, delle nostre esperienze da un punto di vista esterno, da un punto di vista che è appunto sì esterno, cioè visto da un'altra situazione, da un'altra tipologia di mondo, da altre persone, perché appunto hanno anche razze diverse, abitudini diverse e contesti sociali e culturali diversi, ma ci fa riflettere su quello che è in realtà la nostra situazione, quindi su molte cose, appunto sui rapporti familiari, sull'amore, sulla carriera, sull'amicizia e via dicendo, in modo anche abbastanza
non direi profondo, nel senso che non è che sono vanno in modo molto profondo queste storie, si vede solo una parte più esterna perché ovviamente siamo in un bar e quindi non è che uno va a dire le cose proprio in modo molto profondo e personale, però permette a noi di andare a riflettere in modo più personale sulla nostra situazione, su altre situazioni che ci circondano, prendendo un altro punto di vista che ci viene trasmesso appunto da questa situazione fittizia. E infatti, tra l'altro, io lo trovo ottimo per una persona comunque in genere maggiorenne o comunque più di 16 anni che inizia a ragionare sulla propria vita, sulle proprie esperienze, sul suo passato, sul suo futuro e via dicendo. E appunto, quindi l'ho trovato particolarmente indicativo nella mia situazione, che sono giovane barra giovane adulto, perché appunto dà modo di riflettere. Dal punto di vista grafico e sonoro, devo dire che è abbastanza buono, nel senso che la grafica e il sonoro fanno il loro lavoro, darei un più a entrambi. Non sono delle cose eccezionali, ma parliamo comunque di un titolo indie sviluppato con un basso budget e da un piccolo team. Quindi devo dire davvero che hanno raggiunto un ottimo traguardo per quello che erano, che sono le aspettative per un titolo del genere, a un prezzo del genere. La cosa che non mi ha lasciato del tutto convinto è un doppio finale, come parlavo prima, perché in pratica la storia di base dura circa 4 ore e mezza, diciamo, e scorre abbastanza tranquillamente. Arrivati al finale, al primo finale, viene data la possibilità di fare un New Game Plus con la possibilità di sbloccare un secondo finale, che è un po' il vero finale o finale segreto, diciamolo come vi pare, in cui andiamo a scoprire delle informazioni in più sul barista, cioè su noi e sul contesto in cui ci troviamo. Ecco, tutto questo costrutto che hanno messo di creare un secondo finale, che ci fosse dell'altro da scoprire in più, secondo me potevano evitarlo, nel senso che l'ho un po' sentito come un costrutto artificiale, ereditato forse appunto dalle graphic novel, che spesso hanno finali distinti o comunque possibilità di ottenere dei finali diversi una volta rigiocato lo stesso arco narrativo. Infatti, eredita dalle graphic novel anche la possibilità di skippare i dialoghi già ascoltati. Questo secondo me non era necessario specificare di più chi fosse il barista, perché alla fin fine il barista è il giocatore, non si vede mai in faccia, non ha un avatar, una rappresentazione, ok, per cui poteva essere tranquillamente lasciato in questo modo, senza andare a creare una motivazione per allungare la storia. Facendo anche il secondo finale, arriva a durare, diciamo, un 5 ore e mezza. 6 forse, perché comunque si skipperà buona parte del testo, cioè solo alcuni punti cruciali in cui sarà importante fare preparare la bevanda giusta, perché ormai avremo imparato dal primo gameplay, e quindi sbloccare il finale vero, il finale segreto, però appunto secondo me non ne vale la pena. Detto questo, concludo questa breve recensione per non farla durare troppo e per non annoiarvi. Devo dire che il gioco non è nulla di eccezionale, straordinario, magari me lo dimenticherò col tempo che passa, però io ve lo consiglierei, soprattutto se non è un prezzo esagerato o non avete altro da preferirgli, e appunto sono rimasto discretamente soddisfatto. Direi che come voto, se volessimo fare proprio un voto, direi un 74 su 100, ecco. Ringrazio ancora Toge Productions, vi auguro una buona continuazione, vi invito a lasciare un mi piace e un commento se per caso avete gradito o trovato interessante questa mia recensione. Ciao a tutti e buona giornata.